Io vedendo Paolo Taviani, che con te è stato probabilmente un fratello padre, che storia puoi raccontare dal punto di vista della tua esperienza per questo film, che è stato anche quello a Berlino, quindi per te la Berlinale è stata veramente un momento anche top. Allora, Paolo Taviani, L'unico film italiano in concorso l'unico film italiano no, in non dico concorso, così. esatto. Ma io penso che tutte queste esperienze sono un arricchimento e una gioia che sto ricevendo enorme. Tutto questo anch'io vengo da una famiglia che non ha niente a che fare con questo mestiere. I miei genitori sono fisioterapisti. Mi ricordo il primo anno che ero a Roma, che non sapevo dove andare. Giornate di crisi, che dove andavo a teatro perché c'era un mio amico, Paolo Briguida, che lo andavo a vedere, che magari lui veniva all'Accademia, però per il resto ho conosciuto il primo anno tutte magari alcune agenzie dove non bisogna andare, nel senso magari che vogliono soldi, ma il primo anno mio padre mi diceva, io non faccio questo mestiere. Stai un altro giorno, vedrai che domani qualcosa succederà. Se domani stai male, io ti posso fare un biglietto d'aereo e mettermi a casa. Per dire che la tenacia, la costanza e tutto quello che ho conquistato, il volere veramente le cose, certo, questo mestiere che sono anche altre persone che te lo permettono di fare, no? Chiamandoti. Però io penso che la possibilità arriva, devi essere pronto. E a me quella possibilità sicuramente me l'ha data Stefania De Santis con il film di Munzi, quando Francesco Munzi Arrivederci. fece fare quel provino, forse da lì un po' è cambiata la mia storia. Ho avuto la possibilità di mettere in atto il mio essere attore. È un atleta fondamentalmente del sentimento del cuore, Fisioterapista, ecco, cioè della diciamo. vista, quindi Taviani per me è stato il nonno che però non ci sarò più, perché Taviani mi ha accolto in questo ufficio, la Donatella Palermo, con questi occhi che veramente luccicavano, brillavano. Lui già sapeva che perché non mi ha fatto neanche un provino e mi disse allora lo vuoi fare con me? Cioè, io dissi ma subito, chiudiamolo. E quindi è un'esperienza straordinaria perché io pretendevo da lui che ogni ciak lui mi dicesse anche una parola, anche qualcosa, perché la sequenza dall'aereo alla macchina e poi in treno comunque per me fare quel film è dato una gioia enorme perché posso dire di aver fatto un film in bianco e nero. Questa è una Già, cosa, vero. non lo so, una particolarità che sento. Lui è talmente presente, anche quando faceva i larghi, vedeva e sapeva come quel piede avevo aperto una porta, cioè con quel piede ero arrivato ad aprire la porta con la mano, era sempre lì, era sempre presente. E anche quando la voleva la stessa, che io facessi lo stesso ciak, comunque io gli chiedevo sempre qualcosa e lui era sempre lì a darmi sempre dei input. Non capita sempre che i registi sono altri che dicono: no, falla così, no, falla così, Fabrizio, falla così qua. Invece con lui si è creato anche questo rapporto, non lo so, ho sentito un grande affetto da parte sua. Hai detto che era sempre lì Paolo Taviani, ed era sempre lì anche qualcun altro, hai raccontato, vero? Che Sì, alla fine anche ogni ciak Paolo Taviani. lui aveva scusato come se girava, E non trovavi il fratello. ce l'aveva questa cosa. Ma lui stesso la dice, non Beh, era certo, sì, non è sì. che ripetiamo chissà che cosa. La Ma mancanza poi del è fratello. un film che avevano pensato Sì, entrambi. sì, sì. L'avevano proposto a un produttore, l'avevano finito quando facevo Caos, con i miei soldi, e poi finalmente dopo È stato solo si è te rifatto. realizzare soltanto dopo purtroppo che Vittorio Taviani ci ha lasciato. Abbiamo tempo ancora per